Ciao a tutti, sono arrivati i nuovi ricevitori della Mi Light Mi Boxer. Come vedete sono molto più piccoli e questa volta abbiamo aumentato qualche funzione in più. Sono collegabili direttamente a wifi e radiofrequenza, quindi puoi gestirlo da smartphone, dispositivi vocali come Alexa e Google e puoi addirittura collegarlo a un semplice pulsante push. Abbiamo la versione single color, la versione dual white, RGB, RGB white e RGB CCT. Allora, vediamone insieme uno da vicino. Allora, questo è il ricevitore, ti viene fornito un biadesivo e qui abbiamo un libretto delle istruzioni nella quale potete vedere le caratteristiche, le funzioni, le compatibilità, schema di installazione e anche un codice QR che trovate sia all'interno dell'istruzione che sulla scatola per scaricare l'applicazione Mi Boxer Smart. Ricordo che questi ricevitori sono compatibili anche con l'applicazione Smart Life, quindi potete creare veramente un sistema domotizzato per la vostra casa. Andiamo a vedere da vicino come si presenta questo ricevitore nuovo. Innanzitutto abbiamo ridotto le dimensioni, quindi è ancora più piccolo, quindi è ancora più facile da installare. La potenza è aumentata da 10A, l'abbiamo portata a 12A, continua a funzionare in 12 e 24V. Come abbiamo detto, funziona sia in wifi che in radiofrequenza. Abbiamo qui l'entrata, ci sono due tipi di entrate, da jack 5.5 per gli alimentatori che hanno il jack come questo, lo si collega direttamente qui, o altrimenti se avete un alimentatore con cavo lo potete installare qui. Si installa semplicemente, immaginate che qui avete un alimentatore, avete un cavo in uscita a bassa tensione rosso e nero, rosso sta per V+ positivo e nero sta per negativo, lo si installa in questa maniera semplicemente, inserisci, con cacciavite giri la vite e l'installazione è fatta. Da qui invece troviamo il dimming push. Quindi avete la possibilità di collegare un pulsante push, ricordiamo che funziona solo esclusivamente con i pulsanti push. E qui abbiamo le uscite dell'RGB, in questo caso RGB, ma come vedete abbiamo anche gli altri modelli di ricevitore. Allora, proviamo a installarne uno e vediamo le sue funzionalità. In questo caso usiamo un jack, si installa. Qui vedete il LED blu lampeggiante. Prendiamo semplicemente il telefono, ok? Si accede all'app Mi Boxer, quindi da aggiungi dispositivo, clicca su aggiungi dispositivo. Allora, la funzionalità nuova della sincronizzazione tra di questi nuovi ricevitori è il Bluetooth. Il telefono e il ricevitore comunicano in Bluetooth, quindi la sincronizzazione è molto veloce, molto stabile, tanto è vero che in questo caso il telefono ha già riconosciuto il dispositivo, quindi basta che lo andiamo ad aggiungere, clicchiamo su aggiungi dispositivo, si inserisce la password del vostro wifi e vediamo la sincronizzazione. Come vedete la sincronizzazione è avvenuta subito. In questo caso il ricevitore è stato riconosciuto come ricevitore FUT037W che corrisponde alla versione RGB, ma potresti trovare anche un altro nome, basta poi cliccare sul simbolo della matita per cambiare il nome. Cioè, andiamo su fine. Installiamo anche una striscia LED V+ su V+. Il R sta per rosso. Il G sta per green, quindi verde in inglese. Il B che sta per blu. Questo è un pulsante push della PTCino. Allora, il GND è il push. Andiamo a collegare il push al positivo, quindi alla fase. E il GND. Ecco qua. Qui abbiamo collegato tutto. Abbiamo collegato la nostra striscia LED con il pulsante. Come vedete, dal pulsante avete la possibilità di accendere e spegnere la striscia LED. Un tocco veloce per accendere e spegnere, tenendolo premuto, vi permette di dimerare l'intensità luminosa. Allora, da smartphone avete la possibilità di accendere e spegnere le luci, cavare il cambio di colore. Come vedete, impostare sulla luce blu, luce verde, rossa. Abbassare la luminosità, questa lavora sulla saturazione, quindi rende un po' più, ad esempio, rosso sul rosato e così via. Avete la possibilità di impostare sulla luce bianca, ovviamente la bianca che viene gestita dall'RGB è un bianco misto, quindi tendente a volte sul rosa, sul verde o sul blu, non sarà mai un bianco puro. Avete la possibilità di impostare le scene.
avete la possibilità di scegliere le scene già preimpostate o andarle a editare direttamente, creare delle scenari voi, potete chiamarlo con il vostro nome, con un nome che volete voi, scegliere la colorazione, la velocità di esecuzione della luce. In più, questa volta è stata aggiunta la funzione Music. Come vedete sto parlando e ovviamente il telefono recepisce la mia voce e inizia a muovere a ritmo di musica la striscia LED. Per esempio, diciamo ABCDDD. Come vedete sta iniziando a fare un po' di giochi così. Abbiamo la funzione Countdown. La funzione Countdown ti permette di impostare un timer per lo spegnimento. In più che abbiamo More. Allora, la funzione More sono le altre applicazioni che abbiamo adesso aggiunto, come per esempio il Pran. Il Pran ti permette di creare una modalità di sveglio e di andare a dormire, diciamo. Potete impostare, non so, l'orario in cui volete andare a dormire e come andare a dimerare la luce, a che intensità impostare la luce, per esempio anche sulle RGB a che luce andarla a impostare. Scegliere il giorno della settimana. La funzione per esempio alba vi permette di gestire quello che è l'aumento della luminosità in maniera graduale, sempre impostando tutte le cose che potete trovare qui. Abbiamo poi aggiunto anche la funzione di schedule, che non è altro che un calendario. Potete aggiungere i vari tipi di calendario, il timer, far ripetere uno o due volte a settimana o tutti i giorni della settimana, chiamarlo un determinato nome e gestire anche la luce, se è spenta, accesa, in modo tale che per esempio volete che la luce si accenda alle 9 di mattina in automatico al 50% della sua luminosità e poi che si spegne alle 9:30 per esempio. Abbiamo anche la funzione di bioritmo. Il bioritmo è un come dire, potete impostare voi la luce, sempre ovviamente gestendo quello che è la gradazione, l'accensione, creando anche i scenari direttamente da questo bioritmo, impostando poi gli orari. Bioritmo per esempio lo si va a attivare, potete scegliere voi a che ora impostare l'alba, la funzione di alba, quindi wake up, aggiungere non so la temperatura, colore, luminosità, potete scegliere anche le icone. Diciamo che adesso le funzioni sono veramente tantissime. Allora, questa è una funzione che abbiamo aggiunto. Allora, se ricordavate, Mi Light aveva il problema che quando c'era il blackout si andava a spegnersi. Ora, anziché andare a risolvere il problema, abbiamo preferito proprio migliorarlo. Adesso, se va via la corrente, avete la possibilità di scegliere voi se lasciare la luce accesa o lasciare la luce spenta. Potete addirittura impostare un scenario nel quale, o un gioco di luce nel quale dopo il blackout le luci iniziano a lampeggiare, a fare il gioco di fade, strobo o semplicemente rimanere impostato su una luce. Abbiamo attivato anche, per chi desidera, il Restore Memory, quindi riprende un po' la memoria iniziale. Quindi se per esempio se voi impostate, immaginate che voi avete un bar, volete che le vostre luci al momento dell'accensione iniziano a eseguire una serie di funzioni di giochi di luce, questa potete customizzarlo direttamente qui, scegliere con quale tipo di luce inizia la sequenza. Quindi ogni volta che andrete a spegnere, che sia da interruttore che da alimentatore o per blackout, al momento della riaccensione avrete sempre la memoria impostata per i giochi di luce che voi avete impostato. Queste sono tutte le nuove funzionalità. Come vi ho detto, questo semplice ricevitore adesso funziona sia da pulsante, da telecomando. La gestione a telecomando è molto semplice: si spegne, mentre quando si accende basta premere tre volte e come vedete la striscia LED lampeggia. Poi potete anche gestire da qua. La gestione potete farlo, diciamo, in sincronia sia da smartphone, come vedete da qua, che da qui. Non ci sono problemi, potete spegnere da cellulare, accenderlo da pulsante o anche spegnerlo da telecomando. Un solo dispositivo, ma avete il massimo del controllo. In più avete anche la possibilità di connettere con i dispositivi vocali come Alexa e Google. Grazie a tutti.